27 nel secondo tempo, partita che rimane molto interessante anche in assenza di gol fino a questo momento. Pochi minuti fa il colpo di testa di Brighenti da calcio d'angolo, anche il Catanzaro che aveva già avuto due occasioni nitide sul finale del primo tempo ha sfiorato la porta in questa ripresa, ma qui Picerno ha avuto una buona opportunità, non c'è fallo, l'arbitro lascia continuare del vantaggio Bombagi. Van de Putte, ribaltamento di fronte del Catanzaro, il cross morbido per la testa di Cianci che poi la spinge in porta, non è riuscito Crespi a trattenere il pallone lì, di forza, di voglia Pietro Cianci, 1-0 per il Catanzaro, e va a prendersi l'abbraccio degli oltre 600 arrivati dalla Calabria, è entrato e lascia subito il segno, 4 in campionato per Pietro Cianci. Ha aggiunto i suoi centimetri Vivarini. Attenzione, nel frattempo forse un problema per un tifoso del Catanzaro che potrebbe essere forse caduto lì appoggiandosi, sporgendosi dalla ringhiera, sembra tutto sotto controllo però. C'è stato subito l'intervento del personale sanitario in servizio qui allo stadio Donato Curcio, sì c'è un tifoso del Catanzaro praticamente in campo, credo sia caduto però sta bene. In ogni caso la partita ha avuto la sua svolta con il gol di Pietro Cianci.